Trova il pullman con un click. Il pugile De Carolis pronto a rimettermi in gioco. Come Cleopatra e Nefertiti, unghie coloratissime per l'estate. Dallo sport alla salute, passando per i trasporti, i servizi e la giustizia. Tanti i temi che sono stati al centro di Digiton 2017, la maratona delle idee digitali che si è tenuta in Puglia e ha visto confrontarsi 100 startup e oltre 50 investors. 200.000 visualizzazioni e quasi 12.000 voti danno il senso di una partecipazione che non si ferma. L'aiuto dell'Università degli Studi di Bari e del Politecnico sono stati fondamentali, ma devo dire che senza Confindustria Bari non saremmo riusciti a organizzare tutto questo. Questo significa che quando si mettono insieme le imprese e le università si può aprire il dibattito su molte cose. Noi partimmo nel 2015 sul fisco, oggi analizziamo, anzi vivisezioniamo tutti i comparti della società e dell'economia. E a vincere il premio di startup più innovativa è stata busrapido.com, giovane azienda romana del settore dei trasporti. Bus Rapido è il primo sito di prenotazioni in Italia per autobus e minibus con conducente. I gruppi possono confrontare e prenotare su Bus Rapido il pullman per i loro viaggi di gruppo, confrontando tutti quanti i prezzi, le foto, le recensioni e scegliendo il pullman migliore per il proprio viaggio. Digiton sicuramente è un polo di attrazione, di aggregazione di tutte quante le realtà tecnologiche e digitali del paese e quindi sicuramente un'occasione di network importante per noi. Ma nel corso dell'evento non sono mancate le idee più curiose. Abbiamo creato questa startup, Ubirest, il primo servizio di geolocalizzazione indoor e outdoor per cimiteri. Immaginate di voler trovare un defunto caro in un cimitero molto grande e di non sapere dov'è posto. Ubirest vi aiuta con la precisione di 1-3 metri a raggiungere questa località di interesse. Inoltre valorizza anche molto quelli che sono i cimiteri monumentali che in Italia sono poco rappresentati, o meglio sono molto rappresentati sul territorio ma poco valorizzati, e permette quindi alla gente di conoscere un pezzo di storia. E a Digiton arriva anche il sostegno di Confindustria, che punta alla crescita delle idee più innovative per sostenere lo sviluppo. Un triplo messaggio: uno, la centralità del mezzogiorno in una grande questione che è la questione industriale, che è la questione nazionale. Il secondo, l'innovazione, che è la grande sfida del paese a partire dall'industria italiana. Il terzo, un'apertura ai giovani, che è nel mood, diciamo, di quello che è un po' il pensiero economico di Confindustria. L'idea del piano inclusione giovani va esattamente in questa direzione. Un paese che ha incredibili potenzialità e dobbiamo imparare a fare i conti con le potenzialità e non appiattirci sul presente. Giovanni De Carolis torna sul ring, l'appuntamento con il pugile capitolino che riprende il cammino verso il titolo WBA Supermedi è fissato per il 24 luglio nella cornice del centrale del tennis al Foro Italico di Roma contro il russo Polyakov. Polyakov è sicuramente un avversario che nasconde molte insidie, ha debuttato nel 2006, ha fatto 10 match negli States dove sappiamo il tipo di livello com'è, poi è tornato in Europa perdendo una sola volta in Germania e vincendo in Polonia contro un quotato pugile polacco da medio massimo. Un avversario duro, della squadra dell'Est, questi pugni pesanti, roccioso, sicuramente un match accattivante su tutti i profili, sia quello tecnico sia quello fisico. Dopo aver perso il titolo mondiale lo scorso novembre in Germania contro Tyrone Zeuge, De Carolis sta preparando al meglio la sfida, valida per il campionato internazionale WBA, nella palestra del team box dell'Euro. Dopo quella sconfitta ovviamente ho dovuto riflettere su quello che non andava. È passato parecchio tempo, sono stato in Australia a fare un po' di sparring, mi sono messo alla prova continuamente in questi mesi, non sono stato con le mani in mano e sentivo questa scintilla che ancora mi si accendeva in petto e che mi diceva di continuare. I campioni si riconoscono nelle difficoltà e nei comportamenti nelle situazioni difficili. Per sostenere il pugile romano che torna a combattere in Italia dopo 2 anni, il Foro Italico si trasformerà in una grande arena, in quella che si prospetta come una delle grandi novità tra gli eventi dell'estate romana. Tanto tempo che non combatto in Italia, farlo con questo scenario nella mia città
è una cosa che ti lascia senza parole. De Carolis, trionfatore nel gennaio 2016 contro il tedesco Vincent Feigenbutz a Offenburg, è l'ultimo pugile italiano in ordine di tempo ad aver conquistato un titolo mondiale, che all'Italia mancava da 7 anni. Ho riconquistato il titolo dopo un bel po' di tempo e l'ho fatto proprio nel centenario del pugile italiano, 1916-2016. E questo per me è stato motivo di grande orgoglio. Dall'esordio nel 2007 a 23 anni contro lo slovacco Tomkani ad oggi, per De Carolis, tanto sacrificio, lavoro e sudore, alimentati da una passione infinita per la nobile arte. Rimettersi in gioco proprio contro Poliakov, proprio a Roma, è per me importante per due motivi. Il primo, quello di combattere ad alti livelli, il secondo di contribuire a far riprendere il pugilato e in Italia e ricollocarlo nel posto in cui merita. Se oggi il giovane di oggi combatte contro il Giovanni esordiente, vincerebbe tranquillamente, nel senso che nonostante gli anni passano e l'esperienza ti aiuta moltissimo, la fisicità riusciamo col preparatore a mantenere alti i livelli. E ovviamente quello che è cambiato attraverso i tanti combattimenti è stata la consapevolezza di poter combattere a livello mondiale. Testa, cuore e intelligenza devono essere ben equilibrate e ben bilanciate. Solo il cuore potrebbe essere sintomo di temerarietà e a volte di errore. Solo testa potrebbe non farti spingere al limite. Quindi entrambe hanno bisogno di coesistere dentro un'unica persona. L'arancio, il rosa, il fucsia, il verde mango, osare e non esitare sono i colori dell'estate per una manicure perfetta e impeccabile. L'arancio, che secondo me è proprio il colore dell'estate 2017, è un colore che sembra un po' difficile da portare, ma in realtà con le mani abbronzate, uno smalto arancione o un bellissimo fucsia come quello dei fiori è sicuramente la scelta vincente. Lo smalto specchio dell'anima, disvela personalità e individualità. Le mani assolutamente sono lo specchio di una persona e di una donna. Non dobbiamo mai sottovalutarle. È una frase fatta, sono il nostro biglietto da visita. Lo smalto come momento di intimità e di convivialità, accessorio moda e non solo. Proprio questo è il significato che riunisce tutta questa community di amiche, quello di vedere lo smalto non solo come un prodotto di bellezza, ma soprattutto come un accessorio moda, come fosse una spilla, come fosse un gioiello, e divertirci ogni giorno nell'abbinarlo al nostro outfit. Uno dei messaggi che mi piace sempre dare è: una pennellata di smalto e tutto passa. E tra le signore più fanatiche, le giapponesi. Ho avuto la fortuna di fare un viaggio a Tokyo dove sono rimasta assolutamente rapita da questa cultura che hanno le donne giapponesi per la manicure, ma soprattutto per la nail art. Quasi tutte le signore, quindi non solo le giovanissime, hanno questa manicure fatta in gel, in acrilico, quindi con unghie molto lunghe e sopra delle applicazioni di nail art, fiori, piccoli Swarovski. La tendenza ora è quello di fare una base molto neutra e sopra con tante decorazioni. Io infatti chiesi una manicure con lo smalto rosso e mi hanno guardato un po'. Lo smalto citato da scrittori e poeti, vedi Flaubert nella sua Madame Bovary, eppure sarà il cinema di Hollywood a nobilitarlo. Il momento in cui lo smalto ha assunto un'importanza particolare è stata proprio con il cinema, con le prime dive di Hollywood, con l'arrivo del Technicolor, e quindi in quel momento le donne hanno cominciato a indossare rossetto e smalto rosso che risaltava proprio nello schermo e aumentava la seduzione, l'impatto delle attrici. Numerosi gli aneddoti, Cleopatra e la regina Nefertiti avevano un debole per i toni cremisi e i rossi brillanti, colori amati anche da Marilyn Monroe, cioè Donna Summer, e recentemente dalla cantante e attrice Rihanna, con un tocco di glamour in più. Lei è un punto di riferimento e dedica tantissimo tempo alla cura delle unghie, forse più di tutto il resto. Italia Online lancia la sua nuova concessionaria di pubblicità.
Patronato CGL, un sindacato al servizio dei cittadini. Cremonini inaugura area ristoro in autostrada a Novara. Audience, brand safety, innovazione tecnologica. Parte da qui Italia Online per spiegare la mission di YOL Advertising, la nuova concessionaria di pubblicità presentata in una location d'eccezione come i Bagni Misteriosi a Milano. Puntando forte sul mercato delle grandi imprese, YOL Advertising sarà una vera e propria sales house per il mercato large account, come spiega Andrea Chiapponi, Chief Commercial Officer di questa business unit. YOL Advertising ha l'obiettivo di essere un one-stop shop per i nostri inserzionisti e quindi poter offrire loro tutta la carrellata di servizi che vanno dal comprendere il loro brief a trasformarlo in un piano di comunicazione. E in questo vorremmo poter semplificare la loro vita e rendergli un servizio migliore. In un settore che si evolve sempre più rapidamente, insomma, YOL Advertising sceglie la strada della sartoria. Abiti su misura, tagliati sulle esigenze del cliente. Il futuro della pubblicità online parte innanzitutto dai contenuti a cui questa pubblicità è associata e quindi in questo è il nostro sforzo maggiore, quindi continuare a offrire ai nostri utenti dei contenuti utili e di servizio in cui si ritrovino e in cui trovino anche un valore nella pubblicità che viene associata. Ecco perché la strategia di YOL Advertising passerà anche dall'evitare ai brand di essere esposti su siti con contenuti inappropriati o di non sapere dove il brand stesso sarà visualizzato. La brand safety parte innanzitutto dal concetto di trasparenza verso l'inserzionista e verso l'utente finale e quindi chiarire molto semplicemente quali sono tutte le URL, tutti i siti e tutte le posizioni in cui un contenuto pubblicitario può essere posizionato. Questo è il mattoncino iniziale per poter dare serenità sia agli inserzionisti che ai lettori. Dare l'impegno a favore dei diritti dei cittadini, italiani e stranieri. È quello dell'INCA, il patronato della CGL. È molto aumentata la nostra attività ed è molto aumentata la richiesta di tutela verso il nostro patronato. Questo, ahi noi, è anche complice il fatto che il welfare sta cambiando profondamente con tante incertezze e tanti troppi bonus che rendono difficile l'esercizio completo del diritto. Noi non vogliamo limitarci nella nostra attività alla compilazione delle pratiche e della modulistica, che certo è importantissimo perché ci viene richiesto direttamente dalle persone che a noi si rivolgono. Per questo ci concentriamo prevalentemente sui grandi quattro capitoli. Il capitolo previdenziale, per accompagnare le persone durante l'attività lavorativa fino al pensionamento e oltre, naturalmente. Il capitolo della salute, sia che riguardi il luogo di lavoro, sia che riguardi la dimensione dello stare in società. Il capitolo della genitorialità. Oggi accompagnare le famiglie nei loro percorsi di genitorialità è diventata un'impresa improba. E il capitolo delle migrazioni, perché vogliamo accompagnare le persone che decidono di andare all'estero per lavorare o altro e accompagnare i migranti che decidono o optano per rimanere in Italia, nel nostro paese. Nel luogo simbolo delle aree ristoro autostradali, qui nacque il primo spazio con Mario Pavesi nel 1947, è stato inaugurato il flagship store a insegna Chef Express nell'area di servizio a Ponte di Novara Sud e Nord. Sette le proposte tra format alimentari e retail. Questo è il locale che rappresenta la ristorazione dell'Italia che si muove, dell'Italia che fa. Nasce con Pavesi come prima iniziativa, servendo il traffico che stava aumentando in un tratto autostradale, allora aveva due corsie, solo una corsia per senso di marcia. Oggi questo è quello che viene definito un flagship store, è la storia, è la dimensione, è la qualità e l'innovazione di quello che si può fare oggi e per il futuro nell'ambito della ristorazione autostradale. Un luogo di sosta e di passaggio dove si possono trovare prodotti, aree di relax e business, spazi bambino e un network informativo. Una piattaforma multiservizi che fa comunque della neoristorazione che abbiamo portato dentro qua anche un'attrattività dal punto di vista enogastronomico. Pavesi 55 anni fa ebbe l'idea di poter vendere dei prodotti in autostrada, noi oggi vendiamo un'esperienza che è composta da tantissimi servizi e buona ristorazione.
Il progetto è stato affidato a Iosa Ghini Associati. Il corpo esterno, reingegnerizzato, è realizzato in legno. Sarà la filosofia portante per tutte le nuove ristrutturazioni. È chiaro che a dimensione e a potenzialità di aree si faranno diversi interventi, più piccoli. Questo è un intervento molto grande che verrà ripetuto in aree simili e qualora ci sia l'opportunità. Una ricostruzione sostenibile dopo il terremoto che ha colpito il centro Italia è il messaggio lanciato dai dottori agronomi e forestali riuniti a Perugia per il 16° congresso della categoria. Il tema dei disastri e della prevenzione come scelta che si configura di come dobbiamo ricostruire nelle aree del terremoto, e quindi una ricostruzione che non è soltanto nei muri ma nelle persone, nell'economia e soprattutto con la connessione al territorio. Il ruolo dei dottori agronomi e forestali quindi è fondamentale. La ricostruzione post terremoto rappresenta un'attività fondamentale per i dottori agronomi e forestali dell'area colpita dal sisma, in quanto hanno le competenze, le capacità e soprattutto una visione olistica e generale sia degli aspetti più strutturali o ingegneristici, sia degli aspetti biotici, quindi legati alla natura e alla necessità di ricostruire un paesaggio e di ricostruire un ambiente rurale che è fondamentale per le popolazioni che ci vivono e soprattutto per il ritorno delle popolazioni che ci vivono. Nei territori la ricostruzione passa dai sistemi produttivi. La prima possibilità è capire come poter recuperare dei sistemi produttivi che sono stati bruscamente interrotti. Non è necessario solo garantire la sopravvivenza alle aziende che già operavano nel nostro territorio. Oggi il tema è capire come si può ripensare l'intero sistema produttivo, trasformando in qualche modo questa frattura in una opportunità. Il modello di prevenzione per gli agronomi parte proprio dall'agricoltura. È possibile ed è fondamentale partire dal modello dell'azienda agricola, poiché è la cellula fondamentale che costituisce il territorio rurale e soprattutto tutta quest'area che è definita dall'UNESCO come interamente territorio rurale, quello colpito dal sisma. A vederlo oggi, ad un anno di distanza dall'entrata in funzione, appare come un impianto di depurazione come tanti, anzi forse migliore, visto che l'impatto ambientale è davvero minimo. Ma l'impianto della Val di Vizze, nato dall'iniziativa di 62 allevatori dell'Alta Val di Sarco per trasformare in energia le deiezioni bovine, non ha avuto un avvio facile. Sulla sua costruzione si è dovuto esprimere addirittura il Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dal comune di Vipiteno. Perché tanta paura nei confronti di questo impianto? Perché forse la gente non ha ancora capito che una superproduzione di reflui zootecnici inquinano, perché fino ad oggi hanno visto degli stabilimenti dello stesso tipo che produceva un odore, cioè che c'era intorno allo stabilimento, non si poteva neanche vivere. Nella piccola Val di Vizze, in Alto Adige, quasi al confine con l'Austria, le oltre 30.000 tonnellate di rifiuti zootecnici prodotti dalle aziende locali sono state trasformate in energia elettrica rinnovabile pari a 4 milioni di kilowatt e in un'identica quantità di energia termica utilizzata per l'essiccamento del digestato, che producono un fertilizzante naturale e inodore. In un capannone, allestito accanto all'impianto, autorità locali, nazionali ed europee si sono date appuntamento per verificare il risultato raggiunto. I reflui zootecnici trattati, 60% letame e 40% liquame, hanno prodotto un quantitativo di energia tale da comportare un risparmio di 900 tonnellate equivalenti di petrolio, e dopo un solo anno di attività l'impianto sta già producendo un quantitativo di energia pari al 50% delle proprie capacità. Un modello che può essere esportato anche in Italia e all'estero, come ha dichiarato Giuseppe Francesco Marinello, presidente della Commissione Ambiente del Senato. Dobbiamo, dove possibile, in altre aree del paese, promuovere una crescita, una maturità e un senso di condivisione maggiore proprio tra gli allevatori, tra gli agricoltori,
perché i problemi ambientali legati all'agricoltura e alla zootecnia non possono essere più continuati ad essere gestiti così come si è fatto finora. Doppio il vantaggio di questa iniziativa industriale. Le imprese agricole della zona hanno evitato di dover ridurre i capi di bestiame secondo i canoni dettati dalle direttive europee. Ma non solo. Lo stoccaggio del prodotto trasformato aiuta a ridurre i costi e i fastidiosi odori derivanti dallo spargimento dei reflui zootecnici, soprattutto durante la stagione turistica.